capitano, che in questo caso è Zana, dire io ti ho portato là fino a 1000 metri. Adesso Filippo Zana, lo ricordiamo, è ancora a caccia del primo successo tra i professionisti, lui che ha vinto il Gran Premio di Capodarco, lui che ha vinto con la maglia nazionale. Voilà, 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 Imre, voilà, voilà, que le fasse de ouvrir, les effets de voilà. انتنا وحيوالا اري بايتو خد دخل الكي حلوة وانا بعلاك تكون اللي اري عدي دهرق انشل وان دهرق تقدل دهر عوان عباش دهري نزقدل عدي عدي جاقانو سب سب دهي للحلال الي حلال نسمرتو على سينما السل di Sepe.
Reda è davvero forsennata. Mi pare che a questo punto è chiaro che sarà Tesfacion che farà la volata, quindi sarà una lotta probabilmente tra Tesfacion, tra Zana, tra Pronsky, vedremo un po' insomma. Tre corridori che sono tutti e tre dotati comunque di uno spunto veloce, di un buon spunto veloce, perché Tesfacion è sicuramente forse il più veloce dei tre, ma sia Zana sia Pronsky sono ben attrezzati in caso di arrivi a ranghi ristretti. L'abbiamo visto ieri Zana arrivare proprio a pochi centimetri da Scaroni, e quindi staremo a vedere che finale sarà. Intanto prosegue il lavoro di Jefferson Cepeda, che sta tirando come se si trattasse di un arrivo in pianura, e qui bisognerà decidere, scegliere il momento giusto per lanciare uno sprint in salita, uno sprint che sarà decisivo per la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race e che potrebbe esserlo anche per assegnare la maglia di leader della classifica generale. La tappa regina dell'Adriatica Ionica Race ormai al proprio epilogo, con 5 corridori che vanno a giocarsi il tutto per tutto in un probabilissimo sprint a ranghi compatti. Cepeda, Tesfacion, Zana, quindi Pronsky e Covili sono loro che compongono il trappello di testa. Siamo già nel tratto transennato, siamo negli ultimi 500 metri, sarà battaglia vera. È ancora lunga però, è ancora lunga, perché 500 metri sono lunghi, qua si fa, se ci sarà una volata bisogna partire gli ultimi 200 metri, 150, non molto di più, ma vedremo se a questo punto chi sarà colui che la lancia, perché se magari non la lancia con i tempi giusti magari può essere passato. 300 metri, cartello superato, è ormai in vista il traguardo del Monte Grappa, anche le nuvole ad accompagnare questo gran finale a renderlo ancora più epico. Una splendida giornata di sole quella che ha accolto la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race, che oggi arriva su cima Grappa. Ultimi 200 metri, ancora Cepeda in testa, 150 metri, parte Filippo Zana con la maglia bianca della Gabetti, sulla sua ruota Vadim Pronsky, quindi Natnael Tesfacion, e Filippo Zana a lanciare lunghissimo questo sprint e sembra poter rimanere al comando, ma attenzione perché esce velocissimo Natnael Tesfacion. Drone opera, andrò in giocattoli, è lui che va a giudicarsi la gara. شلوا نحرق تقدل دهر عوان عفاش دهري مزقدل عدل عد جقانو سعسر دهيل للحلال لي حلال نسم الردوك على السينما السل نمر على مئة ثمان سلام نسك سالة مدرق النتك كون اللي تسعوى لولوتات Stop the wacky.